Signori, benvenuti in questo nuovo video di Vedovo Misto. Ebbene, ci sono tornato. Sto essendo poco attivo, ma perché sto cercando di rivoluzionare alcuni aspetti del canale. Ora come ora sono troppo impegnato, perché come sapete io sono un imprenditore. Scherzi a parte, sto cercando di fare delle cose. Tra l'altro stavo anche testando webcam e cazzi vari. Per non lasciarvi a secco, ho deciso di portarvi un video su un gioco che ho provato un po' di tempo fa, si chiama World War 3, Terza Guerra Mondiale, chiamatelo come volete. Questo è stato il mio primo gioco quando ho messo il PC. Non c'è niente da dire. Oggi ci giocheremo un pochino insieme, sarà un video veramente semplice, lo dico onestamente. Sarà semplice. Sarà un video semplice per chillare, per riprendere un po', per prendere un po' la mano con i video, col canale, perché appunto ci sono delle cose che voglio fare, che farò. Mi sto organizzando per farle e quindi riparto insomma dal basso, ecco. Consenti accesso. Ok, è sparito l'audio. Ok, è tornato. Ragazzi, io metto il cecchino, non l'ho mai usato ancora. Data sensibilità altissima, non so perché. Scusate, devo andare a abbassare un pochino la sensibilità. Diciamo così, perché no. Ah, perfetto. Ora mi sento già molto più preciso. Ok, mappa molto figa. Sono due carri alleati, mi sa che hanno circondato. Potrei sbagliarmi, eh. Porca miseria, ho aperto il motore e mi ha messo una mina. La corsa tattica, figata pazzesca. C'è anche la scivolata. Oh, che figata sta roba! No, ho sparato per sbaglio, ho sparato per sbaglio. Chiedo scudo. Comunque le mappe sono veramente dettagliate, cazzo. Hanno preso B1, quindi vuol dire che... Ah, B1 è lontano, non è B2. C'è un amico lì, alleato, scusate. Tra l'altro c'è un fuoco amico, anche se è ridotto c'è, quindi insomma... Quello era un amico. Ok, io ho fatto la prima kill, sono contento così. Pensavo di shottarlo, ma non l'ho shottato. È un po' ambiguo il ruolo del cecchino su questo gioco, perché non capisco esattamente cos'è che posso fare per aiutare la squadra. Manco tanto per fare le kill, perché poi quello viene dopo. Mi stanno arrivando colpi da dietro. Buttato. Non so se fa rivedere il minchia. Ah, peccato. Sarà sdraiato? Bastardo, ma quasi fregato. Tanto passi. Miseria. Era da solo. Roba, raga. L'ho veramente preso in testa, non è morto. È volato, però l'ha ucciso. Sapevo che spuntava da lì. Che perfetto, sempre... Oh, a due l'abbiamo pushato bene, eh. Ah, l'arma comunque fa proprio pena, Dio. Oh, scusa, scusa, scusa. Poi il compagno. Però l'ho scopato. Qui c'è un alone rosso, quindi immagino che stiano facendo qualcosa di pericoloso. Non so come si spara. Forse il guidatore non può.
Questo è esattamente cosa sta facendo. Cristo che doppio. Ma questi qua dove cazzo? Ho capito. Questa invece è tipo, è una partita veloce, infatti, come avete scritto. Team Deathmatch è tipo 10 contro 10, su una mappa molto più ristretta. Quello che giocavo io era tipo più guerra su vasta scala, ecco. Cioè, è quello il succo. E praticamente la lobby è la stessa di prima, perché questo gioco ha una player base molto esigua. Tra l'altro la partita non sta partendo, non so il perché. Ok, perfetto, è iniziata la partita. Perché c'è due round, no? C'è due, ha vinto. Insomma, non è molto difficile, ecco. Ne ho fatto uno. Che bordello. Ok. Si fanno flank pazzeschi, perché la gente si posiziona molto sulle finestre. Fatto un altro. No, ho raccolto l'arma da un altro tipo. Bella. No, merda, l'ho persa subito. Che questo è morto. Usciamo, usciamo qui. Non ci credo. Ci sono fatti uccidere tutti e due, non ci credo. Tanto, certa mappa, avete capito, non è tonda praticamente. E quindi non capisci mai dove è l'azione, un po'. Questo qua, ma. Questo qua c'è l'arma, quella, la SMG. Fattura. Ah, ma. Che abbiamo visto il primo round. Ah, oh no, ho perso, ci perdiamo anche quest'altro, abbiamo perso la partita. Se no pareggiamo e ci sarà il round finale. Mamma mia. Questa qua stava camperando in cima alle scale. C'è un caschetto che cade. Oh. Madonna, ma sono sempre a campare su ste scale, che figli di puttana che siete. Uno a uno per sta gente. Oh, ultima idea, mettiamo il mitraglione e mi piazzo da una parte e mi muovo più. Voglio vedere se mi fottono in questo modo. Non ci credo, lo uccido veramente con quest'arma. Fatto un altro. Ok, è stato uno. No. Cazzo. Oh, ho ucciso, grata. Voglio scusa. Poi mi trovo una che avanzo. Oh Cristo. Scendo sotto. Mi trovo una che bestiale. Ragazzi, no. Cazzo. Qualcuno che ha la vita? Qualcuno che ha la vita? Qualcuno che ha la vita? Niente. Ragazzi, porco dio, però fatevelo dire, c'è il medico col medikit, me lo desse, dio cane. No, ragazzi, mi ha perso. Ci ho provato. Però dai, mi sono divertito. Ancora di 4 kill, miseria. Mi sono divertito. È stata una bella partita questa di Deathmatch. Gong South, dopo lo cercheremo su YouTube.
si pensa sia indiana. Sì, è lui, Gongxia888. Ho incontrato uno youtuber presumibilmente indiano, sempre perché ci sono caratteri indiani, penso. 300.000 iscritti. Va bene. Mi sono divertito, la prima partita è stata un po' lenta, quella su guerra totale, insomma, più su vasta scala, quindi farò molti tagli, presumibilmente. Scelta attima a cercarlo, dai, no? Non è fatto male, perché la mappa è proprio fatta apposta che tu la giochi in un modo specifico, però diverte, cioè proprio il fight è diverso, quindi non c'è assolutamente nulla, non nulla in contrario contro quella modalità. Fatemi sapere se vi piacerebbe un altro video su questo gioco, oppure su altri giochi simulativi, tipo uno come veramente Insurgency Sandstorm, che è uno dei giochi simulativi che conosco meglio perché ci ho giocato molto su console. Se volete me lo riprendo su PC, ci faccio qualche video lì. Ditemelo voi, insomma, date i commenti. Io. Per me non c'è problema. Cercatevelo un secondo su YouTube se non sapete cos'è Insurgency. Secondo me è molto carino da vedere perché è molto tattico, molto, molto hardcore. Però beh, a parte quello, io chiuderei qui il video.